Stasera si prevede una bella strapazzata. No, sì, sì. Intanto, intanto il conducente non ti mette l'orario sopra per questo. Ma io non dirò più mezzo. Adesso io sono venuto a fare casino. Io non do più una notizia di mercato. Perché ti ho sentito, Pancio. Due mesi fa forse il Faina. Sì, mi voglio bene. Mettemi la data. Se no col cazzo che ci vengo qui dentro. E mi sono stufato. Che caso strano, ieri pomeriggio, Pancio, perdonami. No, è vero, è vero. Pancio, è vero. Perdonami. No, però perdonami, Pancio. Tralasciando che sono stato il primo, e su questo penso sia innegabile. Mi prendevano per il culo, insulti, sei una merda, pagliaccio, buffone, capisci in cazzo. Ma non solo me, non è per la notizia, in generale. Ma chiaramente sarà per le uova, maglietta, la faccia da stronzo. Comunque andiamo avanti. E ieri pomeriggio alle ore 17, Faina, sul letto, parlava di Dybala. Parlava di Dybala. Dicendo, la ragazza ha detto in un'intervista, non a me, che il suocero, cioè il papà della ragazza, vuole portarlo a River Plate. Non ho detto, gli ha detto la ragazza. Me l'hanno scritto, mi sono informato, mi hanno detto, non è vero. Dybala vuole solo l'Inter ad oggi. A Gazzetta oggi tutto pronto per il sì. Ma che cazzo vuol dire? No, rispetto per... Dybala, ma scusami, perdona. Ma che vuol dire tutto pronto per il sì? Ma Dybala la sua disponibilità, ragazzi, l'ha data due mesi fa. Che vuol dire tutto pronto per il sì? Niente. Non è cambiato nulla. L'Inter ancora deve fare la proposta. Perché deve essere sicura che esce Sanchez, ragazzi. Punto. Perché Sanchez pia 7 patate al mese. E all'anno, scusami. Quindi non c'è tutto pronto per il sì. Dybala sta aspettando la proposta dell'Inter. È in cima ai pensieri dell'Inter. Ci sono un altro miliardo di società che hanno chiesto informazioni. Ma tutto pronto per il sì, che cosa vuol dire? Che cioè, non sapevano come titolare. Che faccia meglio. Dami, c'è una domanda di Espo che mi ha colpito anche a me. Perché hai un elastico per capelli al polso? Me l'ha regalato Sharon il giorno che ci siamo conosciuti. Fatti il codino. E da quel giorno. Sì, magari me lo potevo fare. No, ma così, questi qua che ti sono. Andrea, la prima, Andrea. Mo ti dico perché. Guarda, ma è tutto zoomato, non si vede. Allora, zoomato come. No, ma perché dico che era tutto fatto, la stessa fonte che mi diceva che Rudiger non era della Juventus e hanno scritto che era fatta, ma non voglio stare a criticare gli altri, non mi interessa. No, l'ha appena fatto, fonte... meglio, è la premessa. No, per dire che la stessa fonte mi sta dicendo, visto che Dybala è la stessa situazione, che non è dell'Inter, non è fatto nulla, non è neanche vicino, c'è ancora la Roma, c'è ancora una squadra straniera, credo che sia l'Atletico, ma non lo so. Ma con la Roma ci stanno parlando e quindi lo confermo questa cosa qua, non faccio nessun passo indietro, visto che mi hanno scritto in tanti a fare gli spiritosi. Scrivetemi pure di Rudiger, che sono andato contro i colossi del mercato, ma perché lo sapevo veramente. Manfredi, ti ho detto, con chi ho parlato questa mattina, insomma, non è uno scemo proprio, anzi tutt'altro che uno scemo, e quindi lui è convinto che è un bel complimento. Spero non ci stia guardando questa persona, tra l'altro. No, è un top. Seba, secondo te è questa l'unica strada, l'Inter? Non c'è nulla all'estero? Allora, diciamo, il Milan escluso, come dice Damiano, molte squadre sono informate. È anche vero che però di offerte ufficiali non ne sono arrivate molte. Infatti in Spagna si parlava di alcune offerte, ma da quello che mi risulta non è arrivato ancora nulla. È vero che l'Inter ha... Però scusate, no, perché hanno detto questa notizia adesso, Monblano su Juventus, però se non ricordo male Dybala aveva rifiutato il Manchester 2 anni fa proprio nello scambio con Lukaku. Lì c'è da raccontare, no? Andrea, è successo un casino, era molto... Scusa, mi sembra che faccia apposta, ma ho evidenziato il commento, se lo vuoi rispondere hai te. Fatto bene. No, diciamo che non è vero che ha rifiutato solo lui, anche la Juve fece un passo indietro, te lo do per fate certo. Fate parte Sarno, vergognatevi. Due sabba la rivelazione di Sarno, tra l'altro, l'esterno del Milan. Sarno, rispondi... Domanda...
No, facciamo finire Sarlo. Vabbè, perché sennò mi dicono che lo bullizzo. Io lo faccio con tutti, è il mio modo di condurre. Non mi dovete rompere i coglioni. Se c'è una notizia interessante della chat, vai a fanculo, vai a fanculo. Vabbè, Andrea è bravo a condurre, ragazzi. Dobbiamo essere onesti, è oggettivo. È l'unica cosa che sa fare. Vabbè, è vero, ma io lo dico sempre: una cosa sa fare, quella. Per me è una cazzata, per esempio, io pure quella. Vabbè, la canna tu sei buona a fancazzo, però, non è fate finire Sarno, per favore. Complimenti di conduzione d'Arfai. Veloce, Sarno. No, stavo dicendo che comunque, secondo me, da quello che mi risulta, l'idea dell'Inter non è quella di tenere sia Lautaro e quindi avere in attacco Lautaro, Dzeko, più... vabbè, adesso è vero anche che l'Inter deve anche liberarsi, come ha detto Damiano, del contratto di Sanchez. L'idea dell'Inter è quella di investire molto su una punta che possa, diciamo, sostituire Dzeko anche dal punto di per il futuro, e poi di prendere Dybala nel caso in cui Lautaro comunque andasse via. No, beh, ragazzi, però se, diciamo, notizie ho dato una settimana fa, io a Sarno esco, perché sono costretto a uscire. Io gli voglio essere molto simpatico, però non mi può dire che, ragazzi, se no diventa un casino qui. Dybala viene se esce Lautaro. No, okay, diciamo, ho sempre detto che l'idea dell'Inter, l'ho detto anche qui, non è mai stata quella di fare un attacco composto da Dybala e Lautaro, ma quello di prendere una punta, non so, magari un Scamacca, e poi come seconda punta avere Lautaro, oppure in caso andare a sostituire con un giocatore come Dybala, perché comunque un giocatore come Dybala che prenderà 6-7 milioni all'anno non può essere considerato un'alternativa di Lautaro. Questo mi sembra chiaro, Surf. Certo. Cioè, anche non penso che tu ti veda un Inter con entrambi. Manfredi, mi fai rispondere, siccome tanti hanno scritto che io sogno su e quindi mi faccio questa volta, mi faccio un autogol, perché io sono stato quelli, nessuno aveva preso Mourinho alla Roma, ma io proprio integra ho detto 100% no, perché è vero. Vedi come ammetto, però, Andrea? Ah, è vero. A differenza degli altri, sì, ma però Thiago Pinto ci ha depistato, ma dopo abbiamo saputo che non lo sapeva neanche lui. Però è più, se ci mettiamo a bocce ferme, lo domando a tutti, era più facile Mourinho alla Roma o Dybala alla Roma? Io dico Dybala alla Roma. Mourinho era praticamente impossibile nelle teste di noi, o sbaglio, Andrea? Me lo ricordo bene, ragazzi. Meno uno alla rivelazione di Sarno. Faccio un backflip e vi torno un attimo sulla domanda. Chiedo ad Ale, a Seba, a Harry e ad Ami. C'era questa cosa qua, ecco, Mr. Bums, quindi siamo arrivati al gol. Adesso vi faccio dire il nome del Milan. Occhio all'esterno. Cioè, siamo a metà gol. Anzi, occhio all'esterno. Lo facciamo a 30, così scammo un po' e si tilta la chat. Dybala aveva rifiutato il Manchester United, raga. Forse per il fatto che sembra che vada via Ronaldo, si libera un posto, cioè... come mai questa cosa... C'è altro. Non è mai stata confermata. Anche la Juve fece un passo. No, l'ha detto adesso Momblano, se non sbaglio, su Juventus. Penso che l'abbiano. No, che andava, che può andare adesso. Qualche 2-3 anni fa l'ha rifiutato. Una cosa che non è mai stata confermata. C'è altro. Più avanti vi dirò. Adesso, però, dico, non è dipeso dal gioco al calciatore. Ma poi, secondo voi, no, faccio una domanda, no? Ma voi pensate che Dybala è chi cura? Grazie Sperma Giurassico. Benvenuto. No, dai. Dybala è chi cura i suoi interessi, no? Pensate che sia così scemo da far girare una notizia del genere quando l'11 maggio c'è una finale di Coppa Italia con l'Inter? Ma voi siete davvero... Cioè, ragazzi, il calciomercato va fatto anche a logica. Io stamattina leggevo di De Paul all'Inter. Non ne so nulla, ho chiesto, devo essere sincero. Ma faccio un ragionamento con voi. Che cazzo ci fa De Paul... Che va a fare De Paul all'Inter? C'hanno Barella, c'hanno Çalhanoğlu, e secondo voi Barella fa Brozo. Panchina? O Çalhanoğlu fa la panchina? O Brozovic fa la panchina? No. Come cazzo ragioni? Beh, allora, in teoria Çalhanoğlu potrebbe fare la panchina De Paul, però secondo me non ci sta a fare la panchina. Çalhanoğlu non rimane a fare la panchina. Nel PSG, nell'Inter, non è che si prende due uguali nello stesso ruolo. Cioè, Questo che ti sto dicendo. Cioè, nel calciomercato serve anche un po' di logica, signori. Voi mi dite Dybala Atletico Madrid. Sì, tutto è possibile, ma io vado a logica. Il Real Madrid, lo vuole solo giocatori de corsa.
Che avete mai visto una corsa di Dybala? No, però l'Atletico bisogna... si è interessato, Damiano. Sì, dai, lo sappiamo, ma Enrico, ma tutte le squadre si tra possono poco, interessare, raga, a un calciatore. No, no, quindi è libero, è svincolato. Diciamo. Ci mancherebbe che non arrivano le richieste di informazione, no? Ma uno deve andare anche a logica. L'Atletico prende Dybala se gli conviene prendere però Dybala. Dami, scusami Dami, tu hai fatto una considerazione, visto che abbiamo anche Ale di calciomercato.com, surfa che c'ha un magazine. Secondo me quello che dicevi tu poteva essere vero prima dell'avvento dei social, ma oggi secondo te una, ti faccio un esempio, io so qualcosa sull'Inter che non è ancora uscito, mi è stato detto, io se volessi, se facessi questo di lavoro, diciamo non intrattenimento, probabilmente l'avrei lanciata come notizia. Però, perché una volta diciamo che i gatekeeper, le persone che diciamo mandavano le informazioni, potevano decidere quando darle e come. A oggi qualsiasi stronzo con un canale YouTube o un account Instagram la può lanciare. E quindi secondo me è saltato quello che tu dicevi, ma secondo voi fanno uscire una notizia? Oggi la notizia, guarda purtroppo anche il triste caso Raiola, cioè le notizie veramente vengono lanciate così, a cazzo di cane, poi non le fermi più. Non c'è la notizia, sì, però scusate, perdonatemi, non c'è la notizia, perché se tu leggi la Gazzetta, il titolo è, perché tanta gente legge solo il titolo è Dybala Inter, tutto pronto per il sì. Mo adesso voi mi dovete dire che cazzo vuol dire. È un giocatore che si svincolerà il 30 giugno di quest'anno. Voi mi dovete dire che cosa significa tutto pronto per il sì. Ma se io sono una società che vuole Dybala, chiamo il procuratore e gli dico: ciao amico mio, come stai? Senti, ma se noi offrissimo quello che voi chiedete, Dybala all'Inter ci viene? E dall'altra parte ti dicono: aspetta due giorni, te lo faccio sapere. Dopo due giorni ti richiamano e ti dicono: sì, la disponibilità c'è, fammi vedere nero su bianco della tua offerta. Chiaro, ma tutto pronto per il sì, che cosa vuol dire? Un cazzo. Tu un non cazzo. Mi dici, penso... non mi parli, scusami Pancio, non mi parli di cifre. Non mi dici Dybala sta per firmare un contratto da 8 milioni più bonus. Tu beh, quando mi dici però tutto pronto, sì, però ragazzi, vi voglio bene, ma se tu mi dici tutto pronto per il sì, io non posso, io personale, Damiano, poi magari voi siete liberi di farlo, io non ci credo. Io non ci credo, perché io ne ho parlato di Dybala, della disponibilità di Dybala un mese fa, anche un mese più e mezzo fa, anche di più. Grazie Pancio per la data. Che tu mi dici sì, ma non è che ogni volta lo devi dire. Tu mi devi dire, tu adesso lo step per chi fa calciomercato è fatta o non è fatta. Non mi puoi di tergiversare tutto pronto. No, perché la notizia già c'è. Cioè, la tu già dici l'hanno data. Tutto pronto per il sì è la stessa cosa che c'era due mesi fa. Sì. Scusate, perdonatemi, ma è uguale, no, è identico. Beh, forse adesso sì, la notizia deve essere: si prendono la responsabilità chi fa calciomercato di dire è fatta o di dire non è fatta. Basta. Secondo me qua dovremmo fare anche un discorso più ampio che riguarda il certo modo che hanno determinati quotidiani, ma non solo, anche i siti di dare le notizie, nel senso che probabilmente per il motivo di cui parlavamo prima, cioè che il calciomercato è in continua evoluzione e si vive giornalmente, non più mensilmente, c'è sempre la necessità di dare degli aggiornamenti, anche magari quando aggiornamenti veri e propri non ce ne sono, quindi probabilmente a volte si forza la mano per far vedere che si sa qualcosa, quando in realtà poi la situazione non è cambiata in determinati aspetti. Aggiungo anche che ci sono anche dei momenti probabilmente per far venire fuori le cose, per andare a destabilizzare un certo tipo di ambiente. In questo caso la situazione di Dybala può dare fastidio alla Juventus, come dicevamo prima, alla vigilia della Coppa Italia. Porco guarda Giuda, caso è uscito dalla Gazzetta dello Sport, che è comunque un giornale più vicino alle squadre di Milano rispetto che a Torino. Va analizzato tutto, secondo me, nell'ambito. Grazie Enrico e grazie a Strongwolf per adesso, perché tra poco dobbiamo andare sulle clip. Grazie Saspo, ne manca uno, ma io direi, perché se no non facciamo tempo, signor Sarno. Eccola qui. È arrivato il momento. Allora, torniamo un attimo. Sarno aveva fatto questo tweet. Occhio, in Inghilterra per l'esterno destro del Milan della prossima stagione. E io mi sto già fregando le mani. Vanno bene tutti, vanno bene tutti. Allora, sapevamo calma.
prego. Allora, sapevamo che il Milan sta lavorando sotto traccia per un esterno destro. È vero che Maldini, nonostante sappia che comunque Investcorp vuole fare un mercato abbastanza importante, non ha, come si parlava e come dicono molti giornali, la certezza assoluta sul budget, ma si sta informando su vari fronti e da ciò che mi risulta è stato fatto un sondaggio per... Ferma. L'hanno già indovinato in chat, Seba? A quanto pare sì, qualcuno no, però qualcuno ha scritto il nome. Il Faina l'aveva mai detto? Non credo, non lo okay, so. Ok, io dico ancora Berardi. Allora, rullo di tamburi, la persona che prenderà il Milan come esterno destro, eh? Non prenderà. C'è stato un contatto però con il West Ham per capire il prezzo di Bowen, che è un esterno destro. Ma questo lo sapevamo da... E che... Grandissimo Bowen. Sì, e che diciamo al Milan mancava proprio sulla fascia destra qualcuno che segnasse, perché i gol non sono arrivati da quella parte. E Bowen è un giocatore che in questo campionato, diciamo, sta facendo molto bene. Infatti ha già totalizzato 16 gol e 11 assist. Segnate, quindi, sì, segnate, ma dove giocava, scusate? Tutti questi, segnate i commenti, tutti questi, questa pippa, visto che non guardano la Premier, segnateli. E che di piede sinistro, come dicevo, ma il problema qual è? Che è stato pagato dal West Ham 21,5 milioni, e quindi il West Ham dopo questa stagione non lo venderebbe a meno di 35. Ma di dove sei, Sebastiano? Che cosa? Di dove sei? Provincia di Caserta. Vabbè, ce l'hai con quelli di Caserta, perché è un atteggiamento... Abbassano i romanisti contro, mi bastano e mi avanzano, quindi... E perché questa domanda, Harry, scusa? Non riuscivo, a che mi sembravano delle Marche, quindi... No, sai, spesso offendi le persone che non sono di Roma, allora te lo chiedevo, e mi sembrava anche poco carino da parte tua. Io però, quando ha finito Sarno, io mi gioco sempre Berardi, la chat ci sta parlando tutto in inglese, sì, io dico che per me il Milan è più su Berardi che sul calciatore inglese, tutto qua. Beh, ok, comunque io come nome l'avevo già sentito accostato al Milan. Adesso diciamo c'è l'ufficialità che c'è stato un contatto, Seba, sì, no? C'è stato un sondaggio per capire il prezzo, perché come dicevo è stato pagato 22 milioni e proprio per capire adesso dopo questa bellissima E lui è stagione... mancino e lo prendono, sì, come esterno destro. Non è che questo vuol dire, chiedo, che magari Leao, abbiamo visto anche la foto ieri, Parì è sempre una bella scelta. Berardi mille volte meglio, ma che schifo. Ignoranti di casa. Porta rispetto a Berardi. Io credo che Investcorp, arrivato al Milan, la prima cosa che farà sarà quella di confermare, diciamo, i punti di forza del Milan, sia per la società e sia per i giocatori che ci sono. Cosa diversa nel caso in cui Leao volesse andare via, lì è tutto un altro discorso. Ma diciamo che Investcorp di certo non si presenterà, non lo so, non accettando proposte di calciatori che vogliono rinnovare, come Leao, che è un punto cardine di questo Milan. Ok, ok. Io non credo che la nuova proprietà possa arrivare e cedere Leao, non sarebbe un gran biglietto da comprati vista. Il libro. Penso che alla fine faranno in tutto modo per rinnovarlo. Esatto. E anch'io penso che il nome di Berardi possa essere più caldo rispetto a quello di Bowen, anche perché il West Ham comunque venderà Declan Rice al Manchester United per una cifra di tra i 50 e i 60 milioni di euro, un affare praticamente fatto, quindi non avrà bisogno di fare cassa, però può essere che ci siano stati dei sondaggi. Ok, chiaro. Senti, visto che ci siete, volevo chiedervi, perché avevo letto che Romagnoli poteva essere un'idea che rimanga al Milan come riserva. Manfred, perdonami, no, però perdonami, tu non leggi il mio Twitter. Adesso lo leggiamo. Porta però, rispetto Manfred, a Faina, porta rispetto a Faina, certo, uomo. Però ragazzi, io ho parlato di un mese fa di Romagnoli che aspettava la proposta di rinnovo dal Milan. Dopo che era successo, avevamo detto pure che poteva, che stava parlando con la Lazio, Damià, però Io se leggi il tweet mio lo vedi. Se tu scrivi Romagnoli, Manfred, nel coso delle ricerche, scrivi Romagnoli, guarda che cosa ho scritto un mese fa. Ma Manfredi, sincero, ma tu parliamo di calcio, ma tu lo confermeresti Romagnoli dal Milan? Perché visto che Pioli non lo vede, parliamoci chiaro, non lo vede. Come riserva, come riserva, sì. Bah, ma io anche come disastro. Riserva, ti dico. Vabbè, Damiano, dici cosa sai su Romagnoli. Te la ridico, rimane, ha detto che rimane al Milan. Te la ridico.
ovviamente non si riesce a scostare da quelle cifre della Lazio, 3,5 la richiesta, 2,2 forse l'offerta della Lazio, le parti non si sono mosse e addirittura Romagnoli potrebbe rinnovare con il Milan. Ma non è di oggi la notizia, mese fa l'ho detto. Ma questo è, aspetta, che escludere... Estendo l'applauso anche a Pasquale. Pasquale, ma che stava facendo lei? Pasquale, ciao, ciao, come stai? Pasquale, allora sull'Inter cosa ci dici? Eh beh, sull'Inter, ragazzi, da dove volete partire? Dalla società dell'Inter. Dalla società dell'Inter. Dalla società dell'Inter. Vuoi partire dalla proprietà? Ma la proprietà... Allora, guarda, Zaghi in questo momento ha ordinato ai propri dipendenti il taglio costi. Si deve raggiungere il meno 100 in bilancio e per farlo la strada è una sola: intanto abbattere il monte ingaggi e poi ovviamente qualche cessione che porterà un po' di liquidità in cassa. Voi non dovete sempre dimenticare che l'Inter di interessi, solo di interessi, paga 30 milioni all'anno, quindi servono dei soldi, servono dei contanti e servono sempre. E quindi è chiaro che la strada maestra è quella intrapresa l'anno scorso: cedere e cercare di comprare. Bene. No, ma sulla cessione, quindi, dell'Inter sa qualcosa lei, Pasquale? Addirittura siamo passati a lei oggi. Vabbè, no, sa, no, non mi sento di darle il credito che merita, insomma. L'altro giorno era più in difficoltà, ho cercato di empatizzare. Per tenere le distanze. Allora, guarda, vedo che sta prendendo piede ogni giorno, ma in realtà è un po' ciclica questa cosa, un po' ciclica, nel senso che 2 mesi fa erano partiti a bomba, poi si era placata, poi riparte, tutto era partito con... Pasquale, è normale, dai, quando c'è una trattativa così grossa, sono, il Milan si è stato venduto, a quanto dicono, €1 milioni, un miliardo, di euro. Scusa Pasquale, però l'Inter prenderà 50 milioni dalla Champions, adesso no, che deve vendere mi sembra riduttivo. No, aspetta. Forse se deve liberare qualche stipendio. No, fatemi parlare. Allora, una cosa sono le trattative reali, no Pancio? Se tu dici il Milan ha venduto, se ne parla. Ma perché ha venduto? Cioè, c'è veramente una trattativa. Qua l'unica trattativa di cessione dell'Inter era quella con BC Partners, perché ricorderete che Zhang aveva firmato un'esclusiva a BC Partners e stavano trattando la cessione del club. Poi hanno preso visione delle carte, hanno capito che non volevano investire, non se ne è fatto niente, basta. Poi si è parlato cinico di PIF. Poi si è parlato di PIF, c'era qualcosa di vero? No, non c'era niente di vero. O comunque non quanto si voleva far credere. Adesso si sta parlando di altri fondi, ma noi non sappiamo di concreto niente di questi fondi. Ma noi chi? Noi giornalisti. Ah. Tu hai mai visto che una voce del genere è stata portata in risalto da un giornalista? No, ma questo è come Interspark. Sì, ultimamente diciamo che anche oggi abbiamo visto gazzette che ci arrivano un po' più con calma, no? E quando ci arrivano, che arrivano un pochino prima, magari prendono anche delle toppe, quindi non è riferita a te Pasquale, infatti, ma in generale. Infatti, la cosa è, Zhang venderebbe? Sì, oggi, in questo momento, se arriva un'offerta da oltre 1 miliardo, Zhang venderebbe. In questo momento ci sono offerte sul tavolo da 1 miliardo e oltre che noi sappiamo, e ripeto, che noi sappiamo, no, non ce ne sono. A posto. Occhio, a posto. Pasqua, ti voglio fare una domanda. No, ma Fred, abbiamo la ragazza, dobbiamo andare velocissimi, è arrivato tardi Pasquale, se lo sappia, non avrà i suoi motivi, però noi abbiamo una trasmissione da portare avanti, ma abbiamo un minuto. Una domanda, Pasquale. Scusami Pasquale, però faccio 2 conti, perdonami al volo. 20-25 milioni, 25 se vince lo scudetto, 20 se arriva secondo, 8 milioni circa se vince la Coppa Italia, cioè più i soldi dalla Champions League, ragazzi, ne voglio bene, cioè i soldini, ragazzi, ma no, non tanti, ragazzi, l'Inter no? Purtroppo ha un rosso in bilancio, deve coprire, allora vuole arrivare a un rosso in bilancio da meno 200 a meno 100, sono i primi 100, poi l'Inter costa mensilmente un sacco di soldi di spese ordinarie. In questo momento l'Inter è una squadra che si deve autosostenere,
Come tutte. E quindi per farlo, visto che costa tanto, servono delle liquidità che in questo momento Zango vuole trovare dal mercato. Sto tutto qua. Per me se... No, ti rispetto Pasqua, io rimango se Zang e l'Inter dovesse vincere lo scudetto e va così bene, per me difficilmente vende a ribasso, passatemi il termine, poi arriva uno, ti dà 1 miliardo, è normale, è ovvio. Tu fai un po' l'esempio con l'anno scorso, loro volevano fare una sola cessione da 80, più o meno era Hakimi, no? E l'avevano programmata e l'hanno portata a termine, poi all'improvviso si è palesata la possibilità di vendere Lukaku a 115. Non hanno detto di no, ma soprattutto la cosa che deve far riflettere non è che non abbiano detto no, e va bene, ma che incassati 115 da Lukaku e incassati gli 80 da Hakimi, alla fine ne abbiano spesi 1,5 cazzo per Dzeko per il riscatto, 13 per Dumfries e 31 e 30. Vabbè, ma scusami Pasquale, tu prendilo come società, esci dalla parte della società di calcio e mettilo come se fosse una società normale, stai traghettando, tenendo in piedi quello che è possibile nell'attesa che arrivi un acquirente a prendere. È proprio così. È molto più facile, ragazzi, da quello che io sapevo Pasquale, che l'altro anno già volevano vendere, sì. Poi hanno vinto e non hanno venduto, e credo che succederà lo stesso. No, più che hanno vinto, non è arrivata l'offerta che volevano, capito? Però che vogliono vendere, che stiano pulendo i conti, che stiano... Io faccio intrattenimento. No, diceva la chat che mi dicono, Pancio, sai quello che sai? Io non so un cazzo. Ma se tu sai quello che sai, dici, l'Inter è stata venduta, oggi usciamo con un'esclusiva, anche da ambienti vicino alla curva, sentendo qualche ragazzo che parla, arrivano delle voci secondo cui Zhang sta per passare la mano. Oh, magari sanno di più loro. Capita spesso che qualche tifoso arriva prima di qualche giornalista. Non è che dobbiamo avere la presunzione di arrivare sempre per forza primi. Allora, un attimo, ragazzi, perché devo fare entrare un fenomeno. Una ragazza che ha cambiato il mondo dell'intrattenimento. Adesso basta Inter, basta calciomercato, caro amico Sarno. Benvenuta a Cristina Di Tella. Ciao Cri, benvenuta. Ciao. Grande Cristina. Quando la fai l'imitazione di Faina? L'ho fatta. Ah, aspetta che me la sono persa. Aspetta, come che l'hai fatta? Allora, ah no, quella ecco, facciamo, andiamo avanti. Allora ragazzi, Cristina praticamente ce l'avete mandata in tanti, soprattutto su Telegram, punto esclamativo Telegram nella fucina. Chi è? Adesso ve lo facciamo vedere. Cristina praticamente, aspetta che faccio entrare anche Enrico, che ovviamente... Henry, qua siamo davanti a un talento che tra l'altro... Cristallino ha il microfono a differenza sua. C'è la famosa frase... No, più di me non credo, sinceramente. Sì. Camelio, so 3 ore che te sto scrivendo su WhatsApp, mando cazzo stai? E stavo a parlare... Hai letto che bomba che ti ho dato? Ma quale bomba? Te sto scrivendo, ma rispondi, no? Ma un attimo, devo chiedere conferma. Io arrivo al giorno che te blocco, e te licenzio pure. No, lui, Andrea... Te licenzio, ma è stufato. Adesso mi dite la bomba. Adesso mi dite la bomba. È un maleducato, perché... Io non faccio come lui, che Damiano è un istintivo, è tipo quando vede il cane, gli tiri la palletta, lui gli va appresso. Io ragiono, mi arriva la notizia, chiedo e la incrocio, no? Ma è di mercato? È di mercato. Calciatore italiano che gioca in Italia che può andare in Inghilterra. Ragazzi. Ed a lui è piaciuta, gioca, ecco perché presta. Gioca in una delle prime 5 squadre. Sì. 5? Quindi c'è anche la Roma. Prime quattro. Italiano, dobbiamo aspettare ancora un pochino. Un bomber importante. Un bomber importante. Stai zitto che non ti parlo più, te lo dico. Un attimo, chi è il bomber importante che gioca nelle prime qua? Petagna, Chiesa. Petagna non gioca manco quando si fa male ai Mertens, non gioca mai. Camelio te blocco. Perché? Comincia a parlare bene di Petagna, se no ti blocco. Ma è italiano lui o gioca italiano? Moise? No, parliamo di giocatore importante. Camè, satte zitto, se non verifichi, ma che te lo dico ancora? Ho verificato. Ma non è Belotti, raga, nelle prime. È Chiesa. Andrea, è Chiesa. A me, io Camelio, mi fa impazzire a me. Perché dice le cose, me le dice,
non mi risponde più, non le verifica e poi le devo verificare. Ma se sto a parlare con l'altra persona, allora per sapere, parla con quella persona e poi parli. Ci ho parlato, però un attimo, dobbiamo trovare il modo per portare rispetto a chi ci dà le Espo le, dice, le italiani dice, allora è bomber, quindi diciamo è una punta comunque, no? Sì. È italiano e gioca nelle prime quattro e andrà in Inghilterra. Signori, Chiesa venduto. Non so se è italiano o straniero, questo vediamo. Lasciamoci il 40%. No, allora, se, allora, però la fonte è importante. Però. Vabbè, ma allora vuol dire un cazzo. Vai, ma diciamo pure del prime quattro un bomber italiano forte. Altro. Immobile dice Daniele. La quinta, infatti. C'è la quinta, settimo, c'è la quinta la Lazio, Manfredi. È quinta. Sesta, ufficialmente è sesta. È quinta. Ti insegno anche un'altra cosa, Camelio. Durante il campionato... Cristina, è tutto normale. Ti insegno anche un'altra cosa, Camelio, poi esco. Ti insegno un'altra cosa, Camelio. Durante il campionato, infatti se tu guardi la classifica ora della Serie A, la Lazio è quinta. Questo perché durante il campionato si conta la differenza reti. A fine stagione valgono gli scontri diretti. Quindi in questo momento la Lazio è quinta. Ma che discorso è? No, Ale, ma che domanda discorso ha fatto? Ma ti sto insegnando una cosa. All'andata quello che dici tu, Vale. Guarda un po', Ale, mi sta dando ragione. Guarda, Ale. Guarda la differenza. Aprite la classifica della Lega Serie A. Ascoltami, si conta la differenza reti fino al secondo scontro diretto. Una volta che le fatti tutte e due, vai avanti per scontro diretto. Volevo vedere se eravate attenti. No, vabbè, andremo. Questo è un po' di vabbè, allora, un attimo. Andiamo su Cristina. Vabbè, per favore, no, io rispetto molto Cristina, ma Pancio, io devo andare via. Ah, vuoi fare il pronostico? È chiaro, lo faccio bene, io. Tu sai cosa sono. Aspettate che mi devo preparare. Allora, però Cristina ci è rimasta male che gli hai parlato sopra, te lo dico. No, ma ci mancherebbe. Cristina, scusa, ma devo scappare. Devo fare sta stronzata. Gli hai dato dell'uovo sodo, gli hai dato. Come si apre? Allora, aspetta un attimo. Cristina, ragazzi, ha un suo profilo TikTok. Manfred, se lo puoi aprire un attimo al volo. Ce l'ho, vai. Eccolo qua. Non questo qua, anzi vabbè, questo qua diciamo è quello che ci avete mandato tutti. E vorrei, Chris, se ti va, se lo puoi fare in live, perché sarebbe proprio un esercizio di stile devastante. Anche se ti arriva un po' dopo, però mettilo, Manfred, praticamente. Lo metto muto? No, mettilo con l'audio, ormai che ce l'hai. Pronta, Cristina? No, non lo può fare così, vai, facciamolo fare. Allora? Facciamoglielo fare così, vai. Prova, Chris. Così? Lo proviamo, dai, tanto sei in freestyle, siamo qua su Twitch, arriva. Nel chill, vai. Così, pronti via. No. No. Ha fatto 807 gol. Chapeau. No, ha vinto tanto. È difficile. Stoppa, Manfred. Chapeau. Mi piace come gioco. Ah, rivediamocelo senza. Aspetta. Senti un attimo. Cristiano Ronaldo, mi piace. No. Ha fatto 807 gol. Chapeau. Ha vinto tanto. Chapeau. È stato difeso. Chapeau. Mi piace come giocatore. No. Lo metto tra i più grandi della storia. No. Parere mio personale. Sbaglierò. Amen. Per me è la qualità, raffinatezza, Ventola. Mi piace. No. Ma chi l'ha scoperta qui? No, perché questo è importante. Grande Cri. Spandi cuori viola per Cri in chat, ragazzi. E chi? A me, guarda Cri, a me difficilmente una ragazza mi fa ridere, ma ti faccio i complimenti perché mi ha fatto morire da ridere. Poi me ne sono andati a vedere anche degli altri. Bello, perché poi tante volte... Adesso sarebbe un macro argomento, diciamo, però tante volte diciamo le ragazze fanno fatica a prendersi poco sul serio, mentre noi uomini è un po' più facile, anche perché non quante puntiamo. Quante volte l'hai riprovato? Ma allora, un paio di volte perché sbagliavo magari. Solo due? Poche o? No, oddio, una mezz'oretta ci sono stata. Ma perché per me poi una cinquantina di volte. Vediamoci un attimo, qual è un altro che ti piace, che è molto bello da vedere, Cri? Ce lo consigli? No, non è sessismo, ragazzi, non fate gli sfigati. Uno che ci favore. Consigli, dai, uno che troia, ci consigli. Ilary Blasi? Anche sì. Vai. Guarda che si incazza tutto. Gli Alli Solari Famosi, 2022, liberi di sognare. No, liberi di sognare, tutto può cambiare. Sono uscito da casa a 16 anni e mi sono abituato a cavarmi da solo. So pescare, fare le cabane e accendere il fuoco. Roba del triangolo oppure solo amica? Com'è qua la situazione? Spiega. Geta, guarda che domani prendiamo il treno insieme. Se non mi saluti, ti vado a cercare, lo dico. Ma ce n'hai c'hai quello del Faina anche? Su TikTok, non l'ho ancora messo su Instagram. Ma se qual è secondo te, Cri, te che vieni da, diciamo, più da TikTok, il più grande meme che c'è in questo momento? Cioè, è il Faina?
è un meme vivente in questo momento in Italia? Mi sentite? Sì, sì, ci sì, sentiamo, sì, vai, ci vai. Sentiamo. Io non vi sento. Questo è un problema. Prova a uscire. Non vi sento. Ci vedi? Adesso? Ci vedi? Niente. Aspetta, esce e rientra, aspetta che li scrivo su Instagram. Esatto. Però nel frattempo, un attimo, perché abbiamo... Dobbiamo andare sulle cripto. Allora, Dami, secondo te, questa sera, al Santiago Bernabeu, come finisce fra Real Madrid e City? Porca puttana, ma che cazzo mi tocca fare? Ma tutto spaccato quello, è vecchio. Appena comprato, un uovo di tacchino. No, ma Andrea era tutto sciolto. Oh, è stato zitto, Carletto, strapassa! No, ancora. Faina, mamma mia, se vanno a fare queste cose con Camelia, sta sempre in mezzo, come il prezzemolo. 2 ore e mezza per fare sta cosa. Ma fatti i cazzi tu, fammi fare la scenetta, no? Fatto mezzo milione con sta cazzata ieri su TikTok. No, è schifo. Che social è TikTok? Venuto male sì, raga, è venuto male sì, romper cazzo. Guarda che t'ho mannato, vedi. Arrivamo, Pancio. No, dai. Sì, dai, fa un altro uovo. Secondo me, fai, se la rifai, che c'hai un uovo già sbattuto e ne apri un altro sopra, rafforzi, cioè, come a dire, proprio lo strapazza tanto. Fai così. Dai, vai, Dami. È finito. L'hanno regalato. Dai, che dobbiamo andare sulle cripto. No, sbattilo sempre là dentro. Al bordo del piatto. Vado, sto caschiando. Aspetta che faccio entrare anche Cristina, Cri, prendi esempio, guarda un attimo e poi dopo facci... Damiano, stasera c'è la partita di Champions, Real Madrid contro City, sono giusto Manfra, no? Yes. Dacci il tuo pronostico di oggi, tra l'altro vedo che c'hai già un uovo pronto, che succede? È certo, è chiaro che c'ho il due uova pronte, perché una è il primo tempo e questa è il secondo. Cioè, che cosa vuol dire? Carletto strapazza! Vabbè, quindi un doppio strapazza. Ma mo che cazzo ce faccio con tutte ste uova io? Porta rispetto per le uova. Bevile in diretta. Porta rispetto per chi non ha niente, per favore. No, mo mi faccio un uovo sbattuto come ieri, mica è butto, Buona giornata. Ma aspetta, Damiano. Non mi rompe i coglioni, tutte voglio sentire. Ascolta, vattene via, levate. Ciao. No, voglio dare prima di parlare il pronostico, se la fa sotto il signorino. No, dobbiamo andare sulle cripto al faccio volo. Faccio il pronostico esco, vai. Io vi saluto. Vai. X 2 primo tempo e 2 secondo tempo passa il City tranquillo, senza uova, senza frittate, senza stracciatella. Cercano un attimo Manfred. Grazie mille Enrico, intanto ringrazio anche Aledigi, Surfa, Sebastiano, Sarno e Pasquale Guaro, ragazzi siamo arrivati oltre tutto.